Un saluto a tutti dal canale Inverter Clima. Come potete vedere sul banco abbiamo una saldatrice, o meglio, punzonatrice per le batterie, per accoppiare delle batterie, che tra un po' andremo a vedere come si fa. Questa ce la manda Phonefix, sullo scatolo riportato sia in cinese che in inglese il livello della batteria, se carica e scarica, perché all'interno ha una sua batteria che poi andremo a vedere. Questi terminali rossi all'interno sono fatti di rame con le punte per saldare in rame e i connettori placcate in oro, che c'è scritto qui Gold Plate Connector. Poi abbiamo il controllo della protezione temperatura. Abbiamo sia la modalità automatica e manuale. In pratica quella manuale viene gestita da un pulsante che poi andremo a vedere. Abbiamo l'attacco USB-C per la ricarica, batterie a litio, alta capacità e poi un fattore molto importante è che questa saldatrice ha un'uscita USB che è questa in pratica. 5 volt che fa da power bank, e questo è interessante perché possiamo sfruttarlo anche da power bank. Andiamo a vedere la confezione. Questi in realtà sono dei supporti, ma andremo a vedere cosa servono. Sono tre. Questi sono i famosi puntali per saldare. Abbiamo le punte in rame e i connettori placcati in oro. Qui ovviamente scritto in inglese. Abbiamo del nickel che servirà per saldare le batterie e questo è un raschietto per pulire sulla parte dove dobbiamo saldare. Ok. Questa è la saldatrice, abbastanza piccolina e manuale. Faccio vedere un po' la differenza tra il telefono e la saldatrice. Possiamo trasportarlo tranquillamente per usarlo da power bank tramite l'uscita. Adesso andremo a vedere subito. Ok, andiamo a collegare il telefono. Proviamo. Se ricarica, eccolo qui, sta ricaricando. Beh, il telefono già carico, però è uscita l'icona per la ricarica. Qui sono accesi i LED che ci indicano lo stato della batteria all'interno. Ok, andiamo a staccare. Questo è interessante perché possiamo sfruttare anche da power bank e andiamo a vedere un po' l'interno come è fatto. Questa è la batteria che sta all'interno. Allora, c'è scritto un 6006, probabile che la batteria sia da 6000 mAh, ma non importa perché comunque se dobbiamo usarlo da power bank, credo che un paio di ricariche tranquillamente ce li farà. Allora, sul retro c'è scritto un'uscita di voltaggio da 4,2 volt. Si carica tramite porta USB-C a 5 volt, quindi classico caricabatterie. E non c'è scritto, non è riportato quanti ampere sfrutta, perché in realtà sul modello precedente a questo era indicato anche gli ampere, cioè gli ampere in uscita quando andiamo a saldare. E sì, una saldatrice così piccolina sprigiona 650 ampere. Andiamo ad accenderlo, basta tener premuto questo tasto per qualche secondo e vediamo che a parte i LED dello stato della batteria, si è acceso anche il LED automatico, qui
Qui abbiamo il LED automatico o manuale, attualmente messo in automatico. Se vogliamo usarlo in manuale, dobbiamo pigiare noi il pulsante nei momenti in cui andiamo a saldare, mentre invece in automatico, nei momenti in cui tocchiamo il nickel con due puntali, automaticamente andrà a punzonare. Su questo tasto vediamo la potenza che possiamo sprigionare per la saldatura, ovviamente lo portiamo al massimo. Bene, adesso andiamo a provarlo. Mettiamo i puntali placcati in oro. Prendiamo due batterie, così vediamo come funziona. Stando attenti a non invertire le polarità. Ok. Queste batterie hanno già la loro fascetta nickel, quindi vediamo un po' se riusciamo a punzonare qui sopra. Non so se si è vista la scintilla, ma è fatto, eh. Tiene abbastanza. Vediamo da qua. Tenendo presente che qui prende poco, ma devo dire che sto facendo un sacco di forza, eh. Devo dire che tiene veramente tantissimo, eh. Staccarlo poi sarà un problema, ovviamente. A differenza della classica saldatura con lo stagno, e ci vuole più tempo e andremo comunque a riscaldare le batterie. Differenza che questa punzonatrice è molto più veloce, però poi se lo dobbiamo staccare è un casino, perché vado a staccare ed è un casino togliere il pezzettino rimasto, il pezzettino dove è punzonato. Ok, adesso prendiamo il nickel in dotazione, perché voglio provare con quello in dotazione. Conviene sempre tenerla in automatico, secondo me, perché ok, ha punzonato. Saldiamo l'altra. Ok. Adesso voglio provare con quella manuale. Adesso vado ad appoggiare sopra i puntali, non salda, quindi devo schiacciare, pigiare io questo pulsante. Ok, adesso ha funzionato. Eccolo qui, eh. Ragazzi, che dire, di mantenere mantiene, quindi se dovete fare un pacco batterie per i monopattini, che sono pacchi grandi, questa saldatrice è l'ideale perché è molto veloce. Ovviamente ci si organizza con qualcosa per mantenere le batterie e poi con questa saldatrice, o meglio punzonatrice, si va a punzonare sopra molto velocemente. Può servire anche per chi fa modellismo, ovviamente, anzi, secondo me, per chi fa modellismo, questa già ce l'ha. Non gli manca sicuramente. La saldatrice si è spenta, quindi se rimane accesa per un po' di tempo e ovviamente non c'è assorbimento, non lo stiamo usando come power bank, la saldatrice si autospegne. Questi supporti servono per saldare delle batterie di smartphone o di tablet. Io ne ho trovato qualcuna, perché prima riparavo smartphone, quindi ho un po' di batterie. Eccola qui. Prendiamo magari questa, vediamo un po'. Quindi dobbiamo trovare il supporto giusto per la batteria. Se notate, sono delle misure diverse. Quindi questo qua, che mi sembra quello più, facciamo finta che questo sia
si è rotto. Ecco questo, abbiamo rotto pratiche. Quindi vogliamo saldare su questa batteria perché si è rotto, si è staccato, e per chi ripara cellulari dovrebbe essere veramente comodo. Ok, qui abbiamo dei fermi che hanno la molletta, quindi basta alzare un po' e abbiamo fermato la parte in cui dobbiamo andare a saldare sulla batteria. Questi però mi sembrano un po' corti. Proviamo a saldare. Allora, ragazzi, in un modo o nell'altro sono riuscito a risaldare il componente elettronico. Allora, ho tagliato una fascettina di nickel e adesso voglio ricostruire il collegamento di questa batteria. Allora, si è talmente potente che ha saldato su. Caspita. Incredibile, ha saldato qui. Forse questo è di metallo. È riuscita a saldare sul metallo che si trova sotto. Quindi una piastra d'acciaio per saldare e metterla sotto. Comunque ha saldato tranquillamente. Quindi abbiamo ricostruito una fascetta qui di pista. Ok, questa la vado a mettere qui. Non posso saldare sulla gomma, sennò la vado a sciogliere, quindi salderemo sul legno. Ok, vediamo un po'. Perfetto, tenendo presente che sotto c'è, non so se si riesce a vedere, è riuscito a sciogliere la bustina che si trova sotto di protezione, perché non l'ho tolta. Ok, vediamo un po' se riesce a mettere a fuoco. Sotto si trova una bustina, quindi ha sciolto la bustina. Guardate un po', attacchiamo di nuovo questo che avevo saldato prima. Caspita, lo taglio, faccio prima. Ok, lo vado a saldare qua sopra. I supporti che servono proprio per questo, per fermare l'affare in cui dobbiamo saldare. Vediamo un po' se le misure sono giuste. Vabbè, non ce ne frega niente, tanto l'importante è noi far vedere come funziona. Qui prendi al limite, non so se riesco. Ok, perfetto, vediamo un po' se è riuscito a saldare. Ok, ragazzi, siamo riusciti a saldare sia la parte elettrica sulla batteria, quindi possiamo adattare un connettore di un'altra batteria che magari era solamente rotta o al massimo la possiamo anche riparare. Ma l'importante è aver sfruttato la batteria che magari o perché si era rotta e la possiamo andare a riparare o perché
vogliamo sfruttare la batteria con un altro connettore di un altro apparecchio elettronico. Bene, ragazzi, che dire? Ringrazio Phonefix per averci dato questa possibilità di usare questa saldatrice, o meglio, punzonatrice, che, come abbiamo visto in alcuni casi particolari, di saldare delle batterie o di riparare un pacco batterie è estremamente utile. In più, questo modello fa anche da power bank grazie all'uscita USB. Vi lascio il link sotto in descrizione di Phonefix, il sito ufficiale, e il link dove potete acquistarlo sempre della piattaforma Phonefix. Nel frattempo la saldatrice si è spenta perché non la stiamo utilizzando, si autospegne. E il video, ragazzi, finisce qua. Da Mimmo Refriger questo è tutto. Ringraziamo ancora Phonefix e noi ci vediamo ad un prossimo video.